Oh ragazzi, God Simulator nella vita reale. Ma vieni qua, zio. Vieni qua. Mo ti do questo. No, dove vai? Cagami. Oh, eccolo, ho trovato la mia donna. Ho trovato la mia donna. Vieni qua. Vieni qua, mangia quello che ti dà il tuo uomo, brava. Il prossimo passo è quello di chiederle di andare a letto insieme. Tesoro bella, io lo so che tu mi ami, lo vedo dal tuo sguardo che mi ami. Se offrite del cibo a una donna, lei vi amerà per sempre, è un caso della vita, proprio. È una legge. No, mi sembra. È mia quella donna lì, non è che te la puoi ingroppare tu. Anzi, Bella, me lo fai un saluto per i video? Dai! No, sono bastarde, ma forte. Devo spingere le capre dal mio amico laggiù. E mi ha chiesto di farlo e io lo farò adesso. Per Fabi J! I'm here, let's take a selfie together. Okay. With the goat. Yeah. Okay. Wait, is it recording? Oh, you take a still? Say hi to everyone. Ciao ragazzi, sono Fabi J. Bella a tutti ragazzi. That's right. Okay. One time. Bella a tutti ragazzi. Fabi J. Sono Fabi J. Right. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Bella a tutti ragazzi e benvenuto a questo video. Sono Dove Man con Fabi J. And a bunch of goats. A lot of goats. A lot of fucking goats. Yeah. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono Fabi J. E oggi siamo in un nuovo vlog. Prima di cominciare ragazzi, come al solito, devi partire con la fanart della settimana, che questa settimana è stata vinta da Ewaltart, cioè, che ha fatto questa roba, che è una roba, che roba. Guarda quanto siamo fighi. Guarda che gnocchi. Guarda che roba. Cioè ti rendi conto? Siamo noi. Guarda che gnocco che t'han fatto. Io sono rimasto esterrefatto da questa cosa. È una delle più belle che abbia mai ricevuto di fanart. Grazie di cuore. E detto questo ragazzi, devi passare alle news. La prima news è che domani parto. Non sono più in Marocco, tornerò a casa, grazie a Dio. Per niente vivo qua da un troppo. Cioè sembro marocchino ormai. E quindi tornare a casa mi sembra praticamente quasi un sogno. Non si vede che sto tornando a casa, è giusto un po' in disordine in camera mia. Torno a casa e ci sto 5 giorni più o meno. Poi riparto per Los Angeles e sto altri circa 5 giorni. Quindi se eravate affezionati a questo scenario, mi dispiace, però sto levando le tende. Nel vero senso della parola. Puttana la vacca. Non viene giù. Credo che fosse la battuta più triste che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Passando alla seconda news ragazzi, è uscito il mio libro. Alla fine è stata una cosa epocale, perché mi sono arrivate foto da tutti quanti che me l'avete mandato, che l'avete preso. Spero vi piaccia, io non ho più nient'altro da dirvi ragazzi. Grazie di cuore, veramente grazie, non ho più niente da dire. Sono contentissimo e nulla. Tra l'altro ho fatto la foto con l'asino che andavo a prenderlo anch'io col destriero. Guardatemi che figo che sono. No, non sono quello, quello più su. E che cazzo! Quindi ragazzi, siccome me ne sto per andare da questo incredibile posto, che alla fine mi ci sono affezionato, ho voluto fare un mini montaggio di momenti epici che ho vissuto in queste 3 settimane qui. E niente ragazzi, vi lascio al video, sarà quanto strano, ve lo garantisco. Sopra una macchina, devo fare la intro così di questo vlog. Ci sono i miei amici, fermi un attimo. Bella regà! Quella macchina lì non so che cosa cazzo sta pensando mentre mi vede così. Anche questa. Ah, bella di zio! Avete presente che cosa significa avere un insetto della Madonna in camera? Ecco, a me fanno abbastanza schifo, quindi ho dovuto chiamare i rinforzi per ucciderlo. Guardate voi stessi. Che schifo. È morta. Sembra un dattero adesso. E siccome non era morta manco per il cazzo, ho dovuto chiamare altri rinforzi. Ma che grosso. Vedi? 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 Come cazzo ha fatto a non morire? Che fede l'ha schiacciata manco fosse Hulk. No, ma perché? Che schifo. No, che roba di me. Dai. Io non lo posso fare, sono schizzinosissimo. Mi fa schifo anche a me. No, guarda che. Mica, sì. Poi magari lì di pure degli amici. Eccola lì sopra. Ah, merda, è caduta giù. Ma guarda. Se va nella valigia non vedi. Sposta, dai, sposta. Sposta, che schifo. Eccolo. Tira su che lo uccido, dai. Tira su bene. È là.
Io adesso ti ammazzo! Addio! Ma cos'è, Alien? Oppure quelle volte in cui ti perdi nel deserto? Non ce la faccio più, basta. 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 Oh. Oh. C'è una macchina. C'è una macchina, raga. C'è una macchina. Sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sì. Sì. C'è un problema, però. Non so guidare. Tanto io so come si fa perché ho avuto degli istruttori in grado di insegnarmi, tipo Trevor in GTA. Possiamo provare a... ci provo, dai. Allora, prima come cazzo si accende? Adesso si è accesa. Ce la posso fare, ragazzi. Ci siamo. Devo tornare alla civiltà. Oh. Sì, sta lampeggiando qualcosa, non so cosa, ma va bene. Funziona. Funziona, sì. Non so cosa devo premere come pedale per mettere giù. Ah. Andiamo avanti. C'è una... non vedo un cazzo. C'è della civiltà. Eravamo a 2 metri. Però non importa, almeno so, ho preso una macchina. Adesso l'ho rubata e vado, la porto a casa. Quindi ragazzi, questa è stata la mia esperienza in Marocco. È stato. E niente ragazzi, aspettiamo Los Angeles. Lo aspetto proprio. Ho paura di quello che succederà quando sarò lì. E quindi ragazzi, passiamo al Favi risponde, che è meglio in questo caso. Favi risponde. Favi, per una volta una domanda seria. Oh mio Dio, quando tu avrai una famiglia tua a cui pensare, continuerai a rimetterci dritta la giornata con il tuo umorismo? Allora, è una bella domanda. In realtà non vedo perché non debba fare qualcosa di divertente. Io cercherò sempre di fare il deficiente, questo sicuro. Sui videogames penso di sì, perché comunque sono un videogioco. Sono nato coi videogiochi, proprio nella pancia di mia madre avevo già il Game Boy. Poi magari trasmetterò questa roba a mio figlio e farà lui Favi J2 la vendetta. Spero di no, povero Cristiano, perché sarà un... non è così semplice come sembra. Quindi vabbè, non lo so. Sono una persona timida, non so se si sta vedendo mentre racconto di cose future. Passiamo alla prossima domanda, che è meglio. Ma tanto si parla di anni, cioè tipo esploderà il sole prima, perché è normale, moriremo tutti. Giorlando, come... Giorlando, bel nome, si chiamano Gior Orlando. Come ha fatto ad andare in libreria se stai in Marocco? Allora, no, sta cosa, ragazzi, è incredibile. Molti mi hanno detto: ma Favi, ma come hai fatto ad andare in libreria se sei in Marocco? Ma se lo vendono in tutte le librerie d'Italia, ma secondo voi, ma non lo vendono in Marocco il mio libro? Facciamo una prova. 12 ore per trovare una cazzo di libreria, che poi è una libreria molto al coperto, vabbè. Oh, minchia! Ho trovato Twilight! Che in arabo si dice... Mi piace Twilight. Non gli piace Twilight. Beh, frate... C'hai il libro di Favi J per caso? Non ho, è uscito ieri. Dai, è uscito ieri, sotto le cuffie. Sì, ce l'ha. Molto più, pensavo peggio, no, invece. Cioè, abbiamo sto libro, che facciamo? Ah, ecco qua, è qua. Cazzo, non l'avevo mica visto. Sto qua. Dice sotto Hitler, Mein Kampf. Perfetto. Che cioè, era anche vicino a Borat. Ed è veramente figo. Dai, questo vale, è scritto da autori importanti. Di narrativa italiana, Pirandello. Narrativa italiana. Allora, Pirandello, Dante, ok, Favi J. Ok. Questo è il tuo posto, sì. Abbiamo preso il libro di Favi J in una libreria a Marrakesh. Che figo. Yeah, bubu. C'è i nomi più intelligenti della terra. Hai tolto i pantaloni dal... Scusa, zio. Non volevo, giuro. A posto, a posto. Comunque ragazzi, passiamo alla Favi domanda. La Favi domanda di oggi è: siccome vado a Los Angeles tra pochissimo e quindi ci saranno le zone di GTA uguali praticamente, dove volete che vada a fare un vlog di preciso di zona che è uguale a GTA, tipo il molo, ste cose? Ditemelo e sarà fatto, promesso. Comunque ragazzi, concludo qui il vlog. Spero che vi sia piaciuto il Marocco, per quanto l'abbiate visto nella mia stanza. Vi saluta anche Ra, che è stato qua tutto questo tempo a vedermi dormire. Dillo Ra che ti sei smanettato mentre mi vedevi dormire, brutto sgrillettone. Comunque ragazzi, concludo qui il video. Spero, come al solito, che il video vi sia piaciuto. E come al solito, se video... quante volte ho detto video negli ultimi 3 secondi? 12 più o meno. E come al solito ragazzi, se il video, che non l'avevo ancora detto, vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, e come non il video, trovate nella descrizione. Se non siete riusciti, iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.